Grazie Mimmo. Stavo riflettendo. La mia pausa era intanto un ringraziamento per tutti i candidati che si sono esibiti e hanno comunicato con voi con cuore, con intelligenza e con amore, a tutti quanti, anche quelli anche questa sera non hanno parlato, me ne hanno parlato le altre sere e parleranno ancora nelle altre piazze. E pensavo, dopo tutto quello che loro hanno detto, cosa dovrei dire io? Dovrei solatarmi e andarmene e andarcene. Però qualche cosetta la voglio dire, ed è giusto che io possa comunicare con voi che siete qua presenti e anche con quegli assenti, e dirvi cosa ha in mente Gianni Briuglio assieme a questa grande famiglia che ho qua alle mie spalle. Ringraziando le ragazze che vi dico mi hanno stupito, le 7 ragazze candidate mi hanno stupito della voglia, di come quotidianamente sono presenti, di quello che, della volontà che vogliono fare. Questo veramente mi cresce ancora di più l'entusiasmo e l'impegno per poter essere presente per quelli che sono gli innumerevoli i problemi di Scaletta e anche gli uomini che siamo in pochi, ma noi siamo buoni. Non guardo l'età, l'età non conta, amici miei, l'età non conta, quello che conta è avere la capacità, la volontà e di tutto quello che può essere per realizzare e risolvere gli innumerevoli problemi di Scaletta. E questa non mi manca e non ci manca, perché dai vostri volti che guardo, che vedo, sento questo grande peso nelle mie spalle e sulle loro spalle per poter iniziare un nuovo cammino e di voler riportare Scaletta nuovamente ai vecchi albori, a quelli che nella zona ionica, nella zona della Valle dell'Alcantara rappresentava il comune di Scaletta. Siamo fieri di questo, questa volontà ce l'abbiamo e così questa volontà giustamente sarà supportata dal vostro voto del 9 e 10 giugno, ma non un voto così semplice, io non mi aspetto, non ci aspettiamo un voto semplice, so che sarà una valanga. Ci saranno voti veramente di riconoscimento e di investimento sicuro, quello che è per la lista numero uno. E questo castello, che è il nostro contrassegno con l'arcobaleno, che avete, e lo sapete cosa significa l'arcobaleno, è quello che noi vogliamo che la nostra cittadina possa rinascere. Abbiamo tante idee, l'avete letto o forse non l'avete letto, leggete nel programma che abbiamo affisso, ed è l'impegno. Non vi dico di quello che possiamo realizzare, sappiamo come e dove. E l'altra sera dicevo che il primo impegno della nostra amministrazione è la strada di collegamento al cimitero. E questa sera mi ha fatto veramente piacere ascoltare l'ingegnere Foti, che era il nuovo dirigente. Ha dato per certe cose delle scadenze precise, per altre di risolvere i problemi in un certo modo, di capacità, di perseveranza. Se il voto del 9 e 10 giugno, che voi esprimerete sicuramente per la lista numero uno, noi saremo quotidianamente alla protezione civile perché si accelerino queste realizzazioni, sia per i lavori in corso, sia di quelli che tutti noi abbiamo a cuore e che è la strada di collegamento al cimitero. Ci sono una soluzione, qualcuno ha presentato un progetto, delle idee, c'è tanta voglia di fare e noi faremo. Vi ringraziamo signori del vostro supporto di voti immenso che ci darete il 9 e 10 giugno. Noi
gireremo ancora la piazza di Scaletta Superiore e Guidomante Superiore e poi chiuderemo la finale qui. Cosa voglio dire di più? Non ho niente da dire a nessuno. Con questo vi voglio dire, non abbiamo niente da dire a nessuno. Noi tiriamo per la nostra strada, dritti, con volontà, con serietà, con impegno, supportato dal vostro voto e dal lavoro di questa squadra che sta alle mie spalle, scusate. Grazie a tutti e buona serata. Ah, ecco. Scusate. È importante quello che vi volevo dire, lo faccio in ogni piazza. Questa volta avevo raccomandato di suggerirmi, eventualmente l'ho dimenticato. Viene dato un fatto simile, che c'è la lista numero 1 e la lista numero 2. Votate sicuramente la lista numero 1 e dovete fare due segni importanti. Uno dove c'è scritto Giovanni Briguglio, la bella X, e un altro dove c'è il contrassegno, c'è l'emblema del castello. Poi se volete esprimere delle preferenze siete libere, o un uomo o una donna, o un uomo o una donna. Ma è importante 2X sul nome del candidato a sindaco e sul contrassegno. Grazie e buonasera a tutti.